Ciao, benvenuto alla sedicesima e ultima puntata di questa quinta stagione di Business Coaching Talk. Io sono Antonio Panico e sono in compagnia di Teresita Di Lauro per parlare di un argomento topico incredibile, fantastico, eccezionale, a noi ci piace assai. Come diventare un leader efficace nella tua azienda. Un leader efficace nella tua azienda. E mo dobbiamo fare una definizione, dobbiamo definire una cosa. Nessuno, devo dirlo, non posso dire, nessuno può essere leader di se stesso. Perché la leadership è la capacità di condurre qualcuno verso l'obiettivo, no? Viene da to lead, guidare. Quindi l'auto leadership, che ultimamente si vede l'auto leadership, la self leadership, ho visto un sacco di stronzate, significa, si traduce, c'è un termine, è autodeterminazione. Una persona è autodeterminata e non è leader di se stesso, è leader di qualcun altro, nel senso che guida le persone a raggiungere gli obiettivi. Infatti leadership viene da to lead, che in inglese significa guidare. In Italia, dal latino, in latino invece si usa dux duci, cioè ducere, condurre, che in italiano si traduce condurre, e dux ducis non si parla, non se ne parla più da, perché mi sembra che pure apologia di fascismo, se, vabbè, però un verbo latino non deve dare problemi. E quindi la leadership ha a che fare con il guidare le persone a raggiungere gli obiettivi. E quello che fa un leader è dare ordini, definire obiettivi e poi dare ordini, o definire o ricevere obiettivi, perché se tu c'è un direttore commerciale, il direttore commerciale non definisce gli obiettivi. C'è qualcuno che gli ha dati gli obiettivi, dice quest'anno devi fare 2 milioni. Ah no, 2 milioni no, facciamo 1 milione e 9. No, devi fare 2 milioni, va bene. Va dal team e dà ordini per raggiungere gli obiettivi. E quello che fa un leader è guidare il gruppo dando ordini e monitorandoli, e aiutandoli, supportandoli, guidandoli, correggendoli per fare in modo che il team raggiunga l'obiettivo. Nella definizione di leadership, nella definizione corretta di leadership, c'è tutto. Allora, come si fa a essere un leader efficace? Fammi la tua domanda, sennò faccio tutto io qua. Gli imprenditori spesso si chiedono quali sono le qualità fondamentali che un leader deve possedere e come svilupparle. Un leader deve avere quattro capacità, quattro intelligenze fondamentali che possono essere sviluppate. E se un leader non ce l'ha, non c'è problema, basta utilizzare qualcuno che ce l'ha. Cioè un leader si può affiancare a delle persone, a dei consulenti o una sua prima linea che ha le doti che lui non ha. Le quattro intelligenze essenziali per la leadership sono l'intelligenza analitica, l'intelligenza relazionale, l'intelligenza organizzativa e l'intelligenza politica. Cosa significa? Intelligenza analitica ha a che fare con la capacità di analizzare scenari e di risolvere problemi, proprio problem solving e decision making, analisi e risoluzione delle problematiche. Ovviamente l'analisi si fa guardando i fatti e i numeri. L'intelligenza relazionale invece ha a che fare con come ti relazioni e gestisci la relazione, la comunicazione e la relazione con i tuoi collaboratori. E qua Ken Blanchard ha fatto scuola, perché ha definito un tipo di approccio relazionale a ogni tipologia di maturità professionale dell'individuo. Poi c'è la capacità organizzativa, quella a che fare, l'intelligenza organizzativa, quella a che fare con come organizzi le truppe, come organizzi i giocatori in campo, ok? E poi c'è la intelligenza di tipo politica, cioè come riesci a fare delle cose per avere degli effetti in maniera indiretta, come riesce ad avere capacità diplomatiche, come riesce a scegliere le persone sulla base delle loro capacità. Quello ha a che fare con l'intelligenza politica, che l'intelligenza politica di cui Machiavelli ha tanto parlato e di cui oggi i nostri politici evidentemente non ne sono dotati. Non ne sono assolutamente dotati. Quindi io devo sapere bene analizzare le situazioni, devo sapere relazionarmi bene per poter mantenere la motivazione delle persone e adeguare il mio stile di leadership e di conduzione alle varie fasi di maturità delle persone. Devo sapere organizzare le truppe, perché un coach di calcio magari vince perché è anche un bravo motivatore, e capisco che al pubblico rimane impressa la sua capacità di trascinare il team, ma chi vince i campionati e vince tutto, vince perché ha una tattica di gioco molto intelligente, quindi ha maggior capacità di organizzare il gioco in campo piuttosto che di motivare i giocatori che sono già motivati o dovrebbero essere. Quella è un'intelligenza secondo me chiave. Quindi se tu mi chiedi quali sono le fondamenta, proprio le cose più importanti, certamente la capacità organizzativa va molto sviluppata ed è una cosa molto importante, perché è lì che si gioca la vittoria, più che sulle capacità relazionali, che io metto al secondo posto.
Ovviamente poi c'è la parte analitica e politica che secondo me hanno, è un quartetto magico, insomma, un quartetto micidiale. Se un leader ha queste quattro competenze può fare veramente molto. E secondo me noi in Italia siamo molto bravi dal punto di vista relazionale, siamo anche molto bravi dal punto di vista dell'intelligenza politica, siamo un po' carenti dal punto di vista delle analisi e dal punto di vista dell'organizzazione. Ma se e quando riusciamo a sviluppare queste due competenze barra allenare queste due parti della nostra intelligenza, i leader italiani non ce n'è per nessuno. Tant'è che quando vanno all'estero i nostri dirigenti e fanno carriera, arrivano dovunque. Ma un imprenditore in che modo può migliorare la propria intelligenza organizzativa? Cioè, riusciamo a dare qualche consiglio? Ma guarda, basta capire l'organizzazione, cioè basta studiarla l'organizzazione o allenarsi e farsi aiutare da qualcuno. Non c'è niente di particolare, basta avere un metodo. Cioè la capacità organizzativa è la capacità di mettersi là e fare le cose in maniera razionale per farle funzionare al meglio. Ed è un po' una palla, la verità, perché non organizziamo le aziende? Perché è un po' una noia fare le organizzazioni, processi, due palle. Però una volta che sono fatte, tu hai creato un sistema e l'azienda va da sola senza di te. Antonio, prima hai parlato di dare ordini, un leader deve dare ordini, ma come fa a bilanciare la necessità di essere un leader autorevole con la capacità di rimanere empatico? Adesso svengo. È una domanda provocatoria. A me fate queste domande provocatorie, mi tolgo la giacca e mi arrabbio. Allora, uno che dà ordini, cioè bisogna capire una cosa, direttivi, essere direttivi, essere partecipativi, sono i vari stili di leadership, no? Sono in realtà fasi differenti della stessa cosa, ma Blanchard l'ha spiegata in miliardi di modi. Però, poiché la gente deve scrivere puttanate su internet, escono le figurine, non essere direttivo, sii partecipativo. Avete visto quell'immagine del boss che sta dietro la scrivania e frusta la gente che tira? E quello è il boss. E poi c'è il leader che sta insieme agli altri e tira la carretta. Bisogna essere un leader, non un boss. Puttanate, sono due fasi differenti della stessa cosa. Di fatto un leader dà ordini in direzione agli obiettivi, questo non esclude il fatto che tu sia empatico e mantenga una buona relazione con le persone, anzi la maggior parte dei collaboratori sono frustrati dal fatto che il capo non gli dà ordini chiari e quindi loro non sanno bene cosa fare e dicono il capo non prende una decisione, non ci dice dove andare, dobbiamo decidere da soli. Ti garantisco che ho fatto sondaggi su centinaia di aziende e migliaia di dipendenti e questi sono i risultati. Allora, che differenza c'è tra quello lì che sta dietro la scrivania e urla andiamo, andiamo, e quello che sta insieme agli altri e tira? Sono semplicemente due fasi differenti della leadership, perché se sono newbie e stanno appena iniziando, sono principianti e stanno appena iniziando, ovviamente tu devi star con loro e devi fargli vedere passo passo come si fanno le cose. Ma poi, pian pianino, ti allontani e li lasci fare, osservandoli, monitorandoli strettamente e magari ogni tanto anche motivandoli, anche a colpi di frusta ogni tanto. Metaforicamente. Poi a un certo punto ti devi allontanare ulteriormente, li lasci fare e periodicamente ti incontri per condividere con loro idee, verificare se da soli riescono a risolvere i problemi, eccetera, eccetera. E a un quarto stadio ti allontani completamente, li incontri una volta all'anno, dici quali sono gli obiettivi, raggiungeteli, ciao, se avete bisogno di me, chiamatemi. Ovviamente questo stile di leadership è preferito dalle persone, perché alle persone piace essere autodeterminate, indipendenti. Ma è un punto d'arrivo, e piace anche all'imprenditore non dover stare sempre lì col fiato su collo alle persone, ma è un punto d'arrivo. E quindi qual è la differenza tra il boss che sta con loro e quello che sta in ufficio a fare altro? Niente, semplicemente una fase differente della crescita del team. Tutti gli imprenditori, tutti i leader vogliono arrivare al giorno in cui possono stare sulla scrivania a guardare un film piuttosto che dover lavorare sulle cose operative, o fanno riunioni per investire i soldi che hanno guadagnato invece che dover stare lì sull'operativo. Ed è giusto che sia così, ma è una fase successiva che tu ottieni se sei un buon leader, delegando pian pianino le attività e rendendo le persone sempre più autonome. Come vanno dati gli ordini? Perché fai queste domande tu? Vuoi svelare i nostri segreti? Allora, anche qui bisogna andare a vedere le grandi organizzazioni. Ora, le grandi organizzazioni come danno gli ordini? Partiamo dalle più antiche. La Chiesa come dà ordini? Scritti, non esiste. La bolla papale è un ordine a tutto il mondo, a tutte le succursali, chiamiamole, per iscritto. Gli ordini si danno per iscritto, perché? Perché la tradizione orale non funziona, cioè da qua i romani, voglio dire, scripta manent, non è che c'è bisogno che te lo dico io, quindi gli ordini si danno per iscritto, perché? Perché gli ordini scritti sono ininterpretabili e non sono confutabili,
Se io ti dico, Teresita, prendi il telefono e te lo metto per iscritto, tu un giorno non mi vuoi dire, io non avevo capito che mi avevi detto di prendere il telefono, avevo capito, prendi il microfono. Ma se te l'ho messo per iscritto, non puoi far finta che quell'ordine non sia mai arrivato, dimenticartelo o fingere o addirittura non capirlo davvero. Gli ordini si dovrebbero dare per iscritto. D'altronde fanno così le chiese, fanno così i militari, fanno così le grandi multinazionali, dove gli ordini si danno per iscritto, punto. E eviti, tra l'altro, quando dai ordini scritti, eviti i controordini, che sono un problema diffusissimo nelle aziende, nessuno ha idea. Il capo dice si va lì, si fa questo, poi c'è qualcuno che dice boh, però lascio stare, è vecchio, non ha capito bene come funziona, fate come dico io, facciamo altro. Ci sono i controordini e sono uno dei problemi che determinano la mancanza di raggiungimento degli obiettivi. Ma quando c'è un momento di crisi o di profondo cambiamento, cosa deve fare il leader per mantenere alto il morale del team? E devi studiare la curva del cambiamento, che questo qui è anche un tema su cui aiutiamo tantissimo gli imprenditori. Cioè, durante il cambiamento i propri collaboratori all'inizio lo negano, non lo accettano, poi sono scioccati da questo cambiamento e hanno una reazione emotiva, poi cominciano a resistere al cambiamento, a stare incazzati, nervosi, poi si deprimono, vogliono mollare, però poi, se supportati adeguatamente, incominciano a comprendere il cambiamento, adattarsi al cambiamento, fin quando non arrivano a un livello di confidenza tale per cui sguazzano nel cambiamento e ottengono più performance. Questa qui è la curva del cambiamento. Ci sono quindi queste varie fasi. Un leader deve avere la capacità analitica e relazionale per supportare il suo team in tutte queste sette fasi. Sono sette le fasi. Ma ci puoi condividere una tua esperienza personale in cui un momento in cui hai dovuto affrontare una sfida importante come leader? Guarda, io come leader sono un pessimo leader. Nessuno di me lo dice che sono un pessimo leader, ma perché tutti quanti ritengono che sono un ottimo leader, corretto? Esatto. Ma in realtà io sono un pessimo leader, perché un leader dovrebbe avere la capacità di relazionarsi con i propri collaboratori nelle quattro fasi differenti. In realtà, se vai a vedere, io faccio nei miei corsi di leadership, io faccio un corso, nell'accademia facciamo il corso di leadership. Nel corso di leadership c'è un test che abbiamo sviluppato negli anni, dove tu puoi vedere che stile di leadership tra quello direttivo, partecipativo, supportivo, partecipativo e delegante utilizzi di più. Io ho 3 punti sul direttivo, 12 punti sul delegante e il resto voto cosmico. La mia sfida, perché io di stile di leadership preponderante, io sono bravo a formare i neofiti nella prima fase, perché lo faccio con l'accademia. Certo. Dopodiché, tutto il resto non lo voglio fare, non lo so fare, però mi viene l'orchite, si può dire l'orchite? Sì, o l'orticaria. Mi viene proprio l'orchite, non l'orticaria, peggio, l'orchite fa molto più male. E quindi io non mi voglio occupare delle persone nella fase 2 e 3 della crescita della loro abilità, voglio subito delegare, perché sono bravissimo a delegare. D'altronde, sono napoletano, a me mi piace faticare, mi fa faticallate, si è capito secondo te? Sì. Non voglio lavorare io, voglio far lavorare, quindi tendo a delegare. Però cosa faccio? Perché so di non essere un bravo leader da questo punto di vista, cioè non sono bravo sulle persone che hanno bisogno di supporto, a me che lo faccio già di mestiere nel coaching, non lo voglio fare pure con i miei collaboratori. Ho messo una persona che fa questo lavoro a posto mio, che è bravissima, e lo fa lui. Quindi la mia difficoltà più grande, la mia sfida più grande è stata quella di trovare delle persone che colmassero i miei vuoti. Perché l'autoconsapevolezza e l'autodeterminazione nel non voler fare una cosa che non voglio fare perché già lo faccio di mestiere, l'ho delegata a qualcun altro. Trovare questa persona, metterlo nel team e fargli supportare il mio team nelle fasi di sviluppo delle competenze 2 e 3, quindi nelle fasi dove c'è più bisogno di supporto e partecipazione, l'ho delegata, la fa Marco, c'è Rita che aiuta. Sono a posto così. Ho vinto io. Allora, un leader secondo me deve avere questa capacità, deve avere l'abilità di fare due cose fondamentali nella gestione della leadership. Uno, comprendere quali sono i suoi deficit, che caratteriali, che non vuole fare per mancanza di tempo, che perché ritiene che quella roba lì la può fare, e colmare i suoi vuoti con qualcun altro che fa quel lavoro a posto suo, che è lecito, è molto lecito. La seconda cosa deve fare, una cosa che mi riesce molto bene, la dice Steve Jobs all'interno di un video, dice: a un certo punto della formazione dei tuoi collaboratori, per trattenere i talenti, tu devi dare alle persone molte occasioni di prendersi responsabilmente delle decisioni, di prendere responsabilmente delle decisioni basate sulle idee che guidano l'azienda, non sulle procedure.
e non sulla gerarchia. Quindi Panaccio, per dire un nome, che è un nostro collaboratore fondamentale, deve in autonomia prendere delle decisioni, lo deve fare una volta maturato una buona cultura aziendale, deve prendere delle decisioni in maniera autonoma, facendo anche il rischio di sbagliare, e a me sta bene, purché guidato dalle idee piuttosto che della procedura. Cosa significa? Se per procedura si può fare questo sconto, ma la nostra mission aziendale è quella lì di aiutare le persone e le aziende a prosperare, e lui trova un imprenditore che può essere veramente molto ben aiutato, ma che in questo momento per varie circostanze non può affrontare quel tipo di spesa, e gli fa uno sconto forte, completamente fuori procedura, ma l'ha fatto per garantire lo sviluppo dei valori della mia azienda e non delle procedure, ha vinto, l'ha fatto benissimo. Io lascio fare questo al mio team. Quindi nel mio team, quando mi vengono a chiedere delle cose, io molto spesso rispondo: perché me lo chiedi a me? Cazzi tu, risolvi. Fai tu. Quali sono i valori della nostra azienda? Quali sono le cose che ci guidano? Fai sulla base di quelle. Ma ho timore di sbagliare. Ma sbaglia. Piuttosto che non far niente, prima di rompere scatole a me, sbaglia. Purché tu sia guidato dalle idee. E questa cosa, ovviamente, a un team di persone mature piace tantissimo. Prendersi le responsabilità. Prendere responsabilità, poter dare il proprio valore aggiunto, poter farsi guidare dei valori, dare un contributo personale. Alle persone piace tantissimo. Ed è questo il motivo per cui il mio team ritiene che io sono un ottimo leader, quando in realtà io sono un pessimo leader. Perché a me piace formare all'inizio un pochino e poi... dire fai tu. Fai tu, risolvi. Fate voi, risolvete con qualcuno che si occupa delle fasi successive. Quindi se ci pensi, tecnicamente io non sono un buon leader. Ma l'effetto che ottengo è... ho creato i presupposti per cui il gruppo maturi e diventi efficace, e metto a disposizione delle persone la possibilità, una volta che sono diventati abbastanza maturi professionalmente e che hanno capito bene la filosofia della mia azienda, lascio alle persone la responsabilità di prendere un sacco di decisioni basate sulle idee e sui valori aziendali, piuttosto che sulle procedure e le policy. È strano sentirlo dire da me, che sono uno che vuole organizzare tutto, eppure è così che faccio, e questo porta un grande contributo ai clienti, perché il coach, quando si trova a lavorare col cliente, deve fare qualcosa in più, che non è scritto da nessuna parte, trova la soluzione per aiutare il cliente, perché è guidato dalla motivazione di aiutarlo. Questo dà un grande valore aggiunto ai clienti, a loro autodeterminazione e a me. Perché non ti rompiamo le scatole. No, perché i miei coach danno un sacco di valore aggiunto e risolvono un sacco di problemi senza venirmi a chiedere niente. Quindi questa cosa, poi certo io faccio le riunioni ogni settimana, monitoro tutti, vedo tutti i clienti, ma da quanto tempo non mi senti entrare nel particolare di un cliente a risolvere un problema? Perché loro fanno tutto in autonomia. Infatti le riunioni sono... ok, come va? Tutto bene? Qua chi c'è? Questo cosa fa? Questo 2 minuti, 1 minuto al cliente. Ci sono problemi? No? Avete bisogno di un supporto di qualche tipo? Guarda, io devo risolvere questo problema. Bravissimo. Parlane con Marco. Ciao, ci vediamo settimana prossima. Le cose funzionano perfettamente. Secondo me un buon leader deve arrivare qua. Non è una cosa che fai in 3 giorni, io ci ho messo degli anni e oggi sono in questa circostanza e me lo godo. È una scena che io mi godo, sono molto contento di averla raggiunta. Posso aggiungere una cosa? Quello che vuoi, basta, non dici segreti inconfessabili. Crea un clima tale che c'è un grande supporto reciproco. Certo. Prima di venire a chiedere a te, ci sentiamo tra di noi perché sappiamo chi può aiutare meglio in una cosa. Certo. Antonio Franzese, mi aiuti in questo? Teresita, ma mi puoi condividere cosa hai fatto con quel cliente, perché ne ho uno simile? Quindi è... ma guarda quanto si crea un clima positivo, la cultura dell'aiuto, che sono i nostri valori, il supporto reciproco, non si lascia mai un compagno indietro, le cose che sono scritte nella nostra carta di valori le attuate perché siete guidati delle idee, sposate la filosofia della mia azienda, ma soprattutto lo fate perché lo potete fare, siete liberi di agire, quindi poiché siete tutte persone per bene, selezionate attentamente, riuscite a portare valore aggiunto ai clienti, tra di voi e a me. Ma cosa c'è di meglio? Siamo tutti vincenti. Certo, vincono tutti. E questo, secondo me, è il vero contributo di un leader a un team. Quello lì di riuscire a creare un gruppo completamente autonomo, che non ha bisogno più di te. Perfetto, Antonio. Direi che abbiamo chiuso in bellezza. Abbiamo chiuso in bellezza questa stagione. Vero, è un tema che mi appassiona, mi piace tantissimo. Se volete sapere di più, scriveteci, fate commenti, mandateci email, mandateci messaggi in DM, come si dice adesso. Insomma, contattateci, tanto siamo le persone più contattabili del mondo. È stato un piacere
portare avanti questa quinta stagione con voi. A presto gireremo anche la sesta stagione, quindi scriveteci perché magari ci date qualche indizio su quali sono gli argomenti che più vi interessano. È stato un piacere ancora, ci vediamo alla prossima stagione. Ciao Teresita. Alla prossima stagione ci sarà ancora Teresita, non vi preoccupate. Ciao.